Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi ciao, siamo ciao. Qua con Tomas, ovvero Pupetto, ovvero mio marito. Eccomi qua. Eccomi qua. Quanto sei figo. Oggi siamo ad Alkmaar, siamo nei Paesi Bassi e questo è ufficialmente il primo video che io filmo nel 2018 e lo filmeremo assieme. Quindi in realtà sì, non è il primo video che carico nel 2018 perché voi questo video lo vedrete domani che è il 2 di gennaio, però per noi è il primo video che filmiamo nel 2018. Ancora buon anno a tutti, buon anno, auguri, auguri, auguri. Spero che abbiate passato bene, che vi siate divertiti a Capodanno, che vi stiate divertendo ancora adesso e che passiate al meglio le feste, insomma. Scrivetemi se cosa avete fatto a Capodanno, se vi siete divertiti. Comunque, visto che ultimamente il video più richiesto in assoluto è l'intervista doppia con Tomas e io inizialmente non volevo farla perché mi sono detta, boh, non c'entra tantissimo con il mio canale, e poi me l'avete richiesta talmente in tanti con commenti che avevano tipo 400 like, quindi devo assolutamente furor di popolo. Come si dice? Si dice furor di popolo. Sì, sì. A furor di popolo devo magari non... Devi farlo. Devo farlo. Questa sarà l'intervista doppia. Nome: Tomas. Nicole. Cognome: Spazzapan. Hussel. Anzi, Hussel Spazzapan adesso. Sì. Soprannome: Mishka. Pupetto. Altezza: 1,84. 1,77. Nato a? A Gorizia. Io sono nata a Trieste. Occupazione: lavoro in una ditta di informatica regionale. Io faccio la youtuber, la web influencer. Celebrity. Celebrity. Un'imprenditrice del web, dai, diciamola così. Residente a? A Trieste. A Trieste. Chi è tu, era più bravo a scuola? Non voglio offendere. Ah, grazie, eh? Cioè, se parti così siamo già messi benissimo. No, era più bravo lui a scuola. Probabilmente io. Beh, però probabilmente mi è piaciuto. Tatuaggi? No. Io ne ho, oddio, devo contarli. 1, 2, 3, 5, 6. Piercing? No. Allora, avevo quello sul naso, ho quello all'ombelico, nella lingua e poi il trago. Però tu hai gli orecchini. Orecchini, sì. Quindi due. Qui e qui. Cartone animato preferito? Storicamente, da bambino, era He-Man. Poi invece è stato per tanti anni Holly e Benji e Mila e Shiro. Cartone animato preferito? Sailor Moon. Poi mi piaceva un sacco Magica Amy. Creamy. E poi Terry e Maggie. Se conoscete questi cartoni commentate, vi amo. Serie TV preferita? Per me è stata Beverly Hills e Baywatch. Mi era piaciuto tantissimo Lost, che però è finito da un bel po' ormai, però era la mia fissa Lost. E tornare alla vita normale senza Lost è stata dura. Alcune stagioni di American Horror Story, invece serie TV vecchie, Dawson's Creek. Da quanto state insieme? Da 2 anni e 4 mesi. 2 anni e 4 mesi, l'ha detto lui. Come vi siete conosciuti? Andavamo assieme alle superiori in realtà, cioè, ma non nella stessa classe, però non ci conoscevamo, l'abbiamo scoperto dopo. E ci siamo proprio conosciuti, nel senso che ci siamo parlati, eccetera, nel 2006, quando siamo andati in gita a Bruxelles con un sacco di altra gente, era una gita organizzata. Ci siamo conosciuti nel 2006 a Bruxelles, dove siamo andati tutti insieme in una gita in Parlamento e così avanti. Cantante preferito? Il mio gruppo, i Simple Minds. Il mio cantante, Zucchero. Non so se ho un cantante preferito. Mi piace Taylor Swift, mi piacciono i Green Day. Attore preferito? Sylvester Stallone. Sempre stato lui. E altrimenti il secondo, Chuck Norris. Non ho parole. Come si chiama? Ah, mi piace Cameron Diaz. Leonardo DiCaprio ai tempi del Titanic mi piaceva, però non ho un attore preferito proprio. Dipende dal film. Mare o montagna? Assolutamente montagna. Mare. Da quanto tempo siete sposati? Da 4 mesi. 4 mesi e qualche giorno. Cosa ti piace di più dell'altro? A me piace che Tomas sia romantico e dolce. E mi piace il fatto che mi voglia tanto bene. Mi piace molto il fatto che è così attaccata a me. Oh, papà. Fai una faccia sexy. Preparation? Preparazione? Preparazione? Non so se sì.
Ah, questa è la faccia sexy. Faccia da duro. Ah, ok. Rifai la faccia da duro. La preparation. Ti piace? Tantissimo. E mi sono innamorata di te perché faccia da duro. Chi è il più pervoroso? Secondo me uguale. Ma anche secondo me lei. Chi è il più ordinato? Sicuramente io. Non è vero, io sono molto più ordinata di te. Io metto sempre tutto in ordine. Sì, quello è vero, anche le robe che non dovresti mettere in ordine. Siamo tutti e due molto ordinati, quindi è molto semplice perché ognuno è ordinato e puliamo e stiamo attenti ognuno, quindi casa nostra è sempre in ordine. Questo sì. Sono fortunata perché io non sopporterei di stare con qualcuno che è disordinato, mi manda fuori di testa. Quante lingue parli? Sloveno, italiano, come madrelingua. Inglese, ho studiato anche tedesco e russo, anche un po' il serbo-croato. Sloveno e italiano, entrambi come madrelingua. Inglese, ho studiato il tedesco e lo spagnolo. Tedesco e spagnolo però così in realtà non sono fluente. E poi so parlare il croato. Serbo croato, anche un po' di olandese perché ho vissuto quasi 5 anni ad Amsterdam. Dici qualcosa nel tuo dialetto? Piovi, la gatta che ha fatto Iovi. La prima cosa che mi è venuta in mente significa letteralmente piove, la gatta ha fatto le uova. Non so perché si usi dire così a Trieste, ma ogni volta che pioveva mia mamma lo diceva, quindi mi è rimasta impressa questa cosa. Cosa fa? O cosa fai? Saluta il pubblico in sloveno. Una sfida mia. Ciao Sam. Saluta il pubblico in russo. Здравствуйте. Non ho idea, non so parlare russo. In croato. Dovigenia. Dovigenia. In tedesco. Tschüss. Tschüss. In olandese. Doi doi. Doi doi. Dai, non male. Saluta in italiano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ragazzi e ragazze, spero che vi sia piaciuta la nostra intervista doppia. Se volete altri video del genere scrivetemi tutto nei commenti come al solito. Spero niente che vi sia piaciuto, spero di essere in grado di fare il montaggio di questo video perché è abbastanza complicato. Comunque mi sono divertito anch'io, era molto bello questo video. E così, spero che sia riuscito bene. Vuoi farne altri? Sì. Meno male che ti presta Tomas, sono fortunata che ti presti. Questo è tutto, fate i complimenti a Tomas per la pettinatura che ho creato io, grazie mille. E è bellissima. È di ieri. E vabbè, è bellissima comunque, scusa, mi sto 10 kg di gel. Rimane là un mese come minimo. Comunque speriamo vi sia piaciuto questo video. Vi mandiamo un mega bacio gigantissimissimissimissimissimo. Ancora tanti auguri di buon anno. Ciao ciao. Mi raccomando, godetevi quest'anno. Basta preoccupazioni, basta problemi. Pensiamo positivo, ok? Tutti assieme nel 2018. Bacio. Ciao ciao, ciao.